Un saluto a tutti e benvenuti a Chi vuole essere milionario seconda edizione, l'unico gioco che vi offre l'opportunità di vincere 1 milione di euro virtuali rispondendo correttamente ad una serie di 15 domande. Se siete pronti, possiamo iniziare. Perfetto. Sarai solo tu a giocare o parteciperanno anche i tuoi amici? Bene, siamo al completo. Buona fortuna a tutti voi. Bene, adesso ditemi quale tipo di modalità desiderate affrontare. Con il dito più veloce vi sfiderete per stabilire chi sarà il primo a giocare per il miliardo. Il gioco di squadra vi permette di unire le vostre conoscenze per cercare di vincere il montepremi. Nella sfida uno contro l'altro vi affronterete in un testa a testa, una domanda alla volta. Bene? Possiamo procedere. Giocatore 1, tocca a te. Perfetto. E adesso il giocatore 2. Grazie. Adesso è il turno del giocatore 3. Perfetto. E infine il giocatore 4. Ok. Bene, il primo concorrente sarà il giocatore 1. Fra te e il milione ci sono 15 domande. Se tutto è pronto, iniziamo con la prima domanda, da 50 euro. Per giocare a briscola, che cosa usiamo? A. I dadi. B. Le freccette. C. Le carte. D. Le bocce. Hai scelto l'aiuto del 50 e 50. Adesso il computer eliminerà due risposte, lasciando solo quella corretta ed una sbagliata. Allora, cosa scegli? La A o la C? Hai la certezza che non sia la A? Esatto, hai vinto 50 euro. Giocatore 2, tocca a te. Buona fortuna. Inizia qui la tua scalata al milione. Ecco la prima domanda. Vale 50 euro. Chi ha composto le musiche per Le nozze di Figaro? A. Mozart. B. Verdi. C. Mascagni. D. Wagner. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Adesso tocca a voi. Votate. La grande maggioranza del pubblico ha scelto la A. Beh, le indicazioni del pubblico sembrano molto chiare. È la tua risposta definitiva. L'accendiamo? Complimenti, hai ottenuto i primi 50 euro. Giocatore 3, tocca a te.
Fra te e il milione ci sono 15 domande. Se tutto è pronto, iniziamo con la prima domanda, da 50 euro. Che cosa scoprì Cristoforo Colombo il 12 ottobre del 1492? A. L'America. B. L'Australia. C. La Cina. D. Esatto, hai vinto 50 euro. Tocca. Buona fortuna. Inizia qui la tua scalata al milione. Ecco la prima domanda. Vale 50 euro. La pecora è... A. Un suino. B. Un ovino. C. Un equino. D. Un bovino. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Se siete pronti, votate. Sono sicuri che la risposta esatta sia la B. Allora, seguirai il loro consiglio? È la tua risposta definitiva. L'accendiamo? Complimenti, hai ottenuto i primi 50 euro. Vediamo chi è rimasto in gioco. Giocatore 1, è il tuo turno. Ecco la domanda numero 2. Vale 100 euro. In quale città è nato il pittore detto Tintoretto? A. Firenze. B. Venezia. C. Roma. D. Bologna. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Preparatevi e cercate di dare il vostro aiuto. Sono sicuri che la risposta esatta sia la B. Beh, le indicazioni del pubblico sembrano molto chiare. Nessuno ti obbliga a giocare se non te la senti. È la tua risposta definitiva? Questa risposta vale 100 euro. È giunto il tuo momento, giocatore 2. Siamo alla domanda numero 2, che vale 100 euro. Quale termine indica un'assemblea consultiva della Grecia arcaica? A. Relè. B. Boulé. C. Gilet. Di Pate. Proviamo ad aiutarti restringendo il campo delle scelte possibili. Adesso il computer eliminerà due risposte lasciando solo quella corretta ed una sbagliata. Ti rimangono la risposta A e B. Escludi con certezza che sia la B? Sono desolato. La tua risposta è errata. La risposta corretta era la B. Giocatore 3? A. Dai un'occhiata a questa domanda, vale 100 euro. Quanti angoli ha un tetragono? A. 3.
B. 4. C. 5. D. 6. Sono desolato. La tua risposta è errata. La risposta corretta era la B. Tocca a te, giocatore 4. Siamo alla domanda numero 2, che vale 100 euro. A quale di questi mezzi di trasporto corrisponde il pendolino? A. Tram. B. Treno. C. Elicottero. D. Aereo. Hai scelto l'aiuto del 50 e 50. Adesso il computer eliminerà due risposte, lasciando solo quella corretta ed una sbagliata. Rimangono la B e la D. D. L'accendiamo? Sono desolato. La tua risposta è errata. La risposta corretta era la B. Giocatore 1, è il tuo turno. Finora tutto bene. Passiamo alla domanda da 200 euro. In quale città dovete andare per visitare il celebre museo chiamato Hermitage? A. San Pietroburgo. B. Londra. C. Milano. D. Barcellona. Sembra incredibile, ma la risposta corretta è un'altra. La risposta corretta era la A. Abbiamo una situazione di parità. Molto bene. Bene, il primo concorrente sarà il giocatore 1. Fra te e il milione ci sono 15 domande. Se tutto è pronto, iniziamo con la prima domanda, da 50 euro. Qual era il cognome del presentatore Corrado? A. Manzoni. B. Mantoni. C. Ponzoni. D. Pontoni. Complimenti, hai ottenuto i primi 50 euro. Buona fortuna. Inizia qui la tua scalata al milione. Ecco la prima domanda. Vale 50 euro. Qual è l'antenato dell'elefante? A. Il tirannosauro. B. Il mammut. C. Il licaone. D. Il tapiro. La risposta è esatta. Hai vinto i tuoi primi 50 euro. È il tuo turno, giocatore 3. Fra te e il milione ci sono 15 domande. Se tutto è pronto, iniziamo con la prima domanda, da 50 euro. Quale tra questi giornali non è un quotidiano?
A. Anna. B. La Repubblica. C. Il Mattino. D. Il Tempo. Hai deciso di utilizzare l'aiuto della telefonata. Facciamo questa chiamata, ma ricordati che il regolamento non ti obbliga a dare la stessa risposta che riceverai. Sì? Giulia, sono Jerry Scotti, da Chi vuole essere milionario. Oh, Jerry, che piacere! Cosa posso fare per te? Bene, siamo solo alla domanda da 50 euro e abbiamo già bisogno del tuo aiuto. Sono qui, Jerry, vai pure. Ecco la domanda, Giulia. Solo una delle quattro risposte è corretta. Mi auguro che tu sappia quale. Io dico Anna, ne sono sicura. Giulia, ti ringrazio e ti saluto. Sei sicuro della tua decisione? Complimenti, hai ottenuto i primi 50 euro. Buona fortuna, inizia qui la tua scalata al milione. Ecco la prima domanda, vale 50 euro. Quale termine indica una somma imprecisata di denaro? A. Quid. B. Blitz. C. Flirt. D. Strip. Era la prima domanda, la più semplice, ma purtroppo l'hai sbagliata. La risposta corretta era la A. Vediamo chi è rimasto in gioco. Adesso tocca al giocatore 1. Ecco la domanda numero 2. Vale 100 euro. Che animale era Roger Rabbit? A. Una volpe. B. Un coniglio. C. Un cane. D. Un gatto. Questa risposta vale 100 euro. È giunto il tuo momento, giocatore 2. Dai un'occhiata a questa domanda, vale 100 euro. Com'è soprannominato il poliziotto inglese? A. Timmy. B. Bobby. C. Jimmy. D. Tommy. Esatto, hai vinto 100 euro. Giocatore 3, accomodati in postazione. Siamo alla domanda numero 2, che vale 100 euro. Qual è lo strumento preferito da Francesco Baccini? A. Pianoforte. B. Chitarra. C. Batteria. D. Sassofono. Bene, hai deciso di utilizzare l'aiuto del 50 e 50. Adesso il computer eliminerà due risposte, lasciando solo quella corretta ed una sbagliata. Ti rimangono la risposta A e... Credi che sia la A? Esatto, e siamo a quota 100 euro. Diamo un'occhiata alla situazione. Adesso tocca al giocatore 1.
Fra te e il milione rimangono ancora 13 domande. Questa vale 200 euro. Qual è la città americana della musica country? A. Denver. B. New Orleans. C. Chicago. D. Nashville. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Se siete pronti, votate. Sembrano convinti che la risposta sia D. Allora, seguirai il loro consiglio? D. L'accendiamo? Complimenti, siamo a 200 euro. Giocatore 2, tocca a te. Ecco la domanda numero 3, da 200 euro. Le femmine dei merli, di che colore hanno il becco? A. Giallo. B. Rosa. C. Nero. D. Bianco. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Se siete pronti, votate. Sembrano non avere dubbi. La risposta è C. Allora, seguirai il loro consiglio? La risposta giusta è la C? Saliamo a quota 200 euro. Giocatore 3, accomodati in postazione. Fra te e il milione rimangono ancora 13 domande. Questa vale 200 euro. Che cos'è il cirneco? A. Un cane. B. Un gatto. C. Un uccello. D. Un pesce. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Adesso tocca a voi. Votate. La grande maggioranza del pubblico ha scelto la A. Allora, seguirai il loro consiglio? Dici che la risposta è la A. La accendiamo? Risposta esatta. 200 euro. Vediamo chi è rimasto in gioco. Adesso tocca al giocatore 1. Siamo alla quarta domanda, per ora stai andando bene, non farti prendere dalla fretta. Se risponderai correttamente, arriverai a 300 euro. Nel corpo umano, dove si trova il colon discendente? A. Nell'addome. B. Nel collo. C. Nel torace. D. Nella gamba. Non sembravi avere dubbi sulla risposta, ma purtroppo devo dirti che non era quella giusta. La risposta corretta era la A. È giunto il tuo momento, giocatore 2. Solo tu o parteciperanno anche dei tuoi amici?
per voi, sarà una sfida ad incendiare. Bene, adesso vi dico di andare a andare. Con il mio consiglio di farvi arrivare, bene, siamo. Dovrei tutto bene. Bene, possiamo farlo. E adesso vi dico, grazie mille. Adesso vi dico, molto bene. Molto bene. Bene, dico ancora. Guarda, il capito sarà, ammina. Ecco, ammina, ammina, ammina. Chi tra questi artigiani usa il saldatore? A. Il giardiniere. B. Il fabbro. C. Il falegname. D. Il panettiere. Complimenti, hai ottenuto i primi 50 euro. In quale città italiana si può ammirare il Pantheon? A. Torino. B. Como. C. Roma. D. Enna. La risposta è esatta. Hai vinto i tuoi primi 50 euro. Buona fortuna. Inizia qui la tua scalata al milione. Ecco la prima domanda. Vale 50 euro. In quale anno l'Italia fece il suo ingresso nella Prima Guerra Mondiale? A. 1913. B. 1915. C. 1918. D. Complimenti, hai ottenuto i primi 50 euro. Facciamo il punto della situazione. Adesso tocca al giocatore 1. Ecco la domanda numero 2. Vale 100 euro. Quale eroe dei cartoni animati trae la sua forza dagli spinaci? A. Woody Woodpecker. B. Popeye. C. Homer Simpson. D. Willy il Coyote. Questa risposta vale 100 euro. Giocatore 2, tocca a te. Dai un'occhiata a questa domanda, vale 100 euro. Quale di questi animali è il simbolo della Ferrari? A. Il mandrillo. B. Il cagnolino. C. Il giaguaro. D. Il cavallino. Esatto, e siamo a quota 100 euro. Giocatore 3, tocca a te. Siamo alla domanda numero 2, che vale 100 euro. Quando si è a tavola, cosa non si porta alla bocca? A. La forchetta. B. Il bicchiere. C. Il cucchiaio. D. Il piatto. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Se siete pronti, votate. Sembrano convinti che la risposta sia D. Beh, le indicazioni del pubblico sembrano molto chiare. Nessuno ti obbliga a giocare se non te la senti. È la tua risposta definitiva? Questa risposta vale 100 euro. Diamo un'occhiata alla situazione. Giocatore 1, è il... Finora tutto bene. Passiamo alla domanda da 200 euro.
Quale tra questi santi è stato Papa? A. Francesco di Sales. B. Gregorio Magno. C. Guglielmo da Vercelli. D. Carlo Borromeo. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Preparatevi e cercate di dare il vostro aiuto. Sono sicuri che la risposta esatta sia la B. Allora, seguirai il loro consiglio? Secondo te è la B. L'accendiamo? Saliamo a quota 200 euro. Giocatore 2, tocca a te. Fra te e il milione rimangono ancora 13 domande. Questa vale 200 euro. A quale di questi indumenti corrisponde il blazer? A. Giacca sportiva. B. Pantalone corto. C. Berretto. D. Impermeabile. Risposta esatta, 200 euro. Giocatore 3, tocca a te. Ecco la domanda numero 3, da 200 euro. Quale di questi personaggi ricevette Marco Polo durante un suo viaggio? A. Cleopatra. B. Gran Khan. C. Mao Zedong. D. Pol Pot. Hai scelto l'aiuto del 50 e 50. Adesso il computer eliminerà due risposte, lasciando solo quella corretta ed una sbagliata. Rimangono la B e la D. Credi che sia la B? Complimenti, siamo a 200 euro. Vediamo chi è rimasto in gioco. Giocatore 1, è il tuo turno. Siamo a 12 domande dal milione. Questa vale 300 euro. Ti ricordo che hai tutto il tempo per riflettere sulla tua risposta. Come si chiama la contrazione respiratoria improvvisa del diaframma? A. Sciatalgia. B. Singhiozzo. C. Colica. D. Emicrania. Proviamo ad aiutarti restringendo il campo delle scelte possibili. Adesso il computer eliminerà due risposte lasciando solo quella corretta ed una sbagliata. A e D se ne vanno. Rimangono B e C. È la tua risposta definitiva. Congratulazioni, hai vinto 300 euro. Giocatore 2? Hai guadagnato 200 euro, ma potresti ancora tornare a casa a mani vuote. Spero non sia così. Ecco la prossima domanda. 300 euro. Com'è il visconte di un celebre romanzo di Calvino? A. Invisibile. B. Dimezzato. C. Volante. D. Rampante. Avevi risposto bene a tre domande, ma purtroppo questa volta hai sbagliato. La risposta corretta era la B. Si
Siamo alla quarta domanda, per ora stai andando bene, non farti prendere dalla fretta. Se risponderai correttamente, arriverai a 300 euro. Nel corpo umano, dove si trova il colon discendente? A. Nell'addome. B. Nel collo. C. Nel torace. D. Nella gamba. Non sembravi avere dubbi sulla risposta, ma purtroppo devo dirti che non era quella giusta. La risposta corretta era la A. Se vuoi, hai ancora la possibilità di telefonare a casa. Ancora una risposta esatta e avrai raggiunto il primo traguardo, quello dei 500 euro. Ecco la domanda. Se due Vangeli sono sinottici, vuol dire che sono A. Somiglianti. B. Falsi. C. Diversissimi. D. Incomprensibili. Non so come dirtelo, ma hai sbagliato. La risposta corretta era la A. Abbiamo una situazione di parità. Grazie. Ah, siete in due. Bene, adesso ditemi quale tipo... Grazie. Giocatore 1, tocca a te. Molto bene. E adesso il giocatore 2. Perfetto. Bene. Fra te e il milione ci sono 15 domande. Se tutto è pronto, iniziamo con la prima domanda, da 50 euro. Com'era la Gerusalemme di Torquato Tasso? A. Assediata. B. Liberata. C. Incendiata. D. Trasferita. Hai scelto di chiamare a casa. Adesso faremo questa telefonata, ma ricordati che puoi scegliere anche di dare una risposta diversa da quella che riceverai. Pronto? Ciao Edoardo, sono Jerry Scotti, da Chi vuole essere milionario. Jerry, salute! Come posso esserti utile? Bene, siamo solo alla domanda da 50 euro e abbiamo già bisogno del tuo aiuto. Va bene, Jerry, cominciamo. Ci siamo. Una domanda, quattro risposte, ma solo una di queste è corretta. Mi ricordo che parlava della fine di un assedio, quindi probabilmente era la Gerusalemme liberata. Grazie per il tuo prezioso aiuto, Edoardo. È giunto il momento di decidere. Edoardo dice B. È la tua risposta definitiva? La risposta è esatta. Hai vinto i tuoi primi 50 euro. Giocatore 2, tocca a te. Buona fortuna. Inizia qui la tua scalata al milione. Ecco la prima domanda. Vale 50 euro. Il polo antartico si trova, rispetto alla Terra, a... A. Oriente. B. Settentrione. C. Occidente. D. Meridione.
Era la prima domanda, la più semplice, ma purtroppo l'hai sbagliata. La risposta corretta era la D. Dai un'occhiata a questa domanda, vale 100 euro. Qual è il cognome della presentatrice TV Ambra? A. Latini. B. Lucini. C. Angiolini. D. Serafini. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Se siete pronti, votate. Sembrano non avere dubbi. La risposta è C. Beh, le indicazioni del pubblico sembrano molto chiare. La risposta giusta è la C? L'accendiamo? Esatto, e siamo a quota 100 euro. Adesso... Fra te e il milione rimangono ancora 13 domande. Questa vale 200 euro. Quale popolo cacciava i grizzly? A. Sioux. B. Cinesi. C. Indù. D. Tirolesi. Risposta esatta, 200 euro. Giocatore 1, è il tuo turno. Hai guadagnato 200 euro, ma potresti ancora tornare a casa a mani vuote. Spero non sia così. Ecco la prossima domanda. 300 euro. Dove venne mandato in esilio Filippo Buonarroti? A. All'Elba. B. A Creta. C. A Ischia. D. In Corsica. Non sembravi avere dubbi sulla risposta, ma purtroppo devo dirti che non era quella giusta. La risposta corretta era la D. Abbiamo una situazione di parità. Grazie. Bentornati ad una nuova partita di Chi vuole essere milionario, seconda edizione. Ok, ecco la prima domanda. È molto semplice. Quanti di voi vogliono giocare? Saremo solo tu. Io e il computer. Saresti così gentile da inserire il tuo nome? Grazie mille. Fra te e il milione ci sono 15 domande. Se tutto è pronto, iniziamo con la prima domanda, da 50 euro. Qual è l'antenato dell'elefante? A. Il tirannosauro. B. Il mammut. C. Il licaone. D. Il tapiro. Esatto, hai vinto 50 euro. Siamo alla domanda numero 2, che vale 100 euro. Come si chiama l'inseparabile amico dell'orso Yogi? A. Barney. B. Bubu. C. Teddy. D. Napo. Questa risposta vale 100 euro.
Finora tutto bene. Passiamo alla domanda da 200 euro. Quale di queste lingue è parlata in Val di Fassa? A. Vallone. B. Ladino. C. Francese. D. Basco. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Adesso tocca a voi. Votate. Sono sicuri che la risposta esatta sia la B. Allora, seguirai il loro consiglio? Secondo te è la B. L'accendiamo? Complimenti, siamo a 200 euro. Siamo a 12 domande dal milione. Questa vale 300 euro. Ti ricordo che hai tutto il tempo per riflettere sulla tua risposta. Chi è la protagonista del film Moulin Rouge? A. Julia Roberts. B. René Russo. C. Meg Ryan. D. Nicole Kidman. Temo che questa sera tornerai a casa mani vuote. La risposta è sbagliata. La risposta corretta era la D. Beh, non so proprio cosa dire. Non capita quasi mai che qualcuno torni a casa a mani vuote, ma a te è andata così. Mi auguro quantomeno che sia stata una bella esperienza e spero di rivederti presto a Chi vuole essere milionario, seconda edizione. Molto bene. Buona fortuna. Inizia qui la tua scalata al milione. Ecco la prima domanda. Vale 50 euro. Qual è il pianeta più grande del nostro sistema solare? A. Marte. B. Plutone. C. Saturno. D. Giove. Era la prima domanda, la più semplice, ma purtroppo l'hai sbagliata. La risposta corretta era la D. Non so proprio cosa dire. Non capita quasi mai che qualcuno torni a casa a mani vuote, ma a te è andata così. Mi auguro quantomeno che sia stata una bella esperienza e spero di rivederti presto a Chi vuole essere milionario, seconda edizione. Grazie. Fra te e il milione ci sono 15 domande. Se tutto è pronto, iniziamo con la prima domanda, da 50 euro. In quale mare si affaccia l'Istria? A. Adriatico. B. Ligure. C. Ionio. D. Tirreno. Esatto, hai vinto 50 euro. Dai un'occhiata a questa domanda, vale 100 euro. Quale tra questi animali è un invertebrato? A. Rettile. B. Pesce. C. Mollusco. D. Uccello. Questa risposta vale 100 euro. Ecco la domanda numero 3, da 200 euro. Chi è il cardinale nemico dei tre moschettieri di Dumas?
Martigny. B. Richelieu. C. Fontainebleau. D. Chardonnay. Complimenti, siamo a 200 euro. Hai guadagnato 200 euro, ma potresti ancora tornare a casa a mani vuote. Spero non sia così. Ecco la prossima domanda. 300 euro. Chi è l'aquila di Ligonchio della canzone italiana? A. Loredana Bertè. B. Mina. C. Iva Zanicchi. D. Nada. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Preparatevi e cercate di dare il vostro aiuto. Sembrano non avere dubbi. La risposta è C. Beh, le indicazioni del pubblico sembrano molto chiare. La risposta giusta è la C? La accendiamo? Congratulazioni, hai vinto 300 euro. Ti rimangono ancora due aiuti, il 50 e 50 e la telefonata a casa. Per adesso rischi ancora di tornare a casa a mani vuote. Sei a 11 domande dal milione. Questa vale 500 euro. In inglese come si chiama la cena? A. Lunch. B. Dinner. C. Breakslow. D. After lunch. Hai ostentato una certa sicurezza. E avevi ragione, hai appena vinto 500 euro. Congratulazioni, adesso hai la certezza di tornare a casa con almeno 500 euro. Ecco la domanda numero 6, del valore di 1000 euro. Quale tra questi illustri filosofi era di origine araba? A. Maimonide. B. Averroè. C. Zenone. D. Anassimandro. Ok, hai scelto di chiamare a casa. Ricordati, la risposta che riceverai non è vincolante. Adesso telefoniamo. Pronto? Sì? Stefano, sono Jerry Scotti, da Chi vuole essere milionario. No, Jerry, buongiorno. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per rispondere alla domanda da 1000 euro. Sono qui, dimmi la domanda. Ci siamo, Stefano. Dacci la risposta corretta e possiamo andare avanti. Oddio, la memoria non mi aiuta molto. Io ti dico Averroè, spero che sia giusto. Ti ringrazio e ti saluto, Stefano. Adesso tocca a te. Secondo Stefano, dovresti scegliere la risposta B. È la tua risposta definitiva? Congratulazioni, hai raggiunto quota 1000 euro. Rimangono solo 9 domande fra te e il milione. Le cifre iniziano a farsi interessanti, ma cresce anche il rischio di perdere. Questa domanda vale 2000 euro. Qual è il nome del grande pittore Segantini, nato ad Arco nel 1858? A. Giuseppe. B. Giovanni. C. Giordano.
di Giancarlo. Hai scelto l'aiuto del 50 e 50. Adesso il computer eliminerà due risposte, lasciando solo quella corretta ed una sbagliata. Ti rimangono la risposta A e B. Dici che la risposta è la A. La accendiamo? Avevi 1.000 euro. Beh, adesso non ce li hai più. Mi hai appena dato una risposta sbagliata. Dovrai tornare a casa con 500 euro. La risposta corretta era la B. Congratulazioni, torni a casa con 500 euro. Avrei preferito vederti arrivare molto più in alto, ma qualcuno è andata anche peggio. Mi auguro di rivederti presto. Sono certo che potrai rifarti quando tornerai a giocare a Chi vuole essere milionario? Seconda edizione. Molto bene.